con tutte le pause che faccio io diventa lungo 3 ore sto gioco, quindi sto gioco, sì, sto stare action. La casa l'hai trovata, non ancora. Sto ancora cercando la casa. Ma in realtà anche Lord of the Fallen mi ispira. Il problema di Lord of the Fallen è che... Ah, finisce tra poco? Il gioco finisce tra poco. Ma come? Come finisce tra poco il gioco? Ci rimango male? Come? Pensavo fosse molto più lungo. Non è che l'ho giocato tantissimo, pensavo fosse molto più lungo. Se finisce tra poco, mi turba nell'intimo, e nel mio intimo c'è Cilli. Ragazzi, non mi ricordo una fa... Ah no, sì, mi è venuto in mente. No, è vero, mi è venuto in mente che cazzo dovevamo fare. Aspetta, burattino del futuro, non è il momento. Sì, esatto, la Normandia, cazzo. Lo sburattino del futuro. Di cosa parla? L'esopia è un soul game, però incentrato principalmente sulla storia di Pinocchio, più o meno. Aia, dio tromba. Allora, noi dobbiamo andare giù, perché noi giù dobbiamo andare. Evitiamo quanto possibile di morire e perdere tutto quello che abbiamo raccolto, che non sarebbe il massimo. Finito l'SOP, ragazzi, ne abbiamo di giochi, a parte l'oro di Daniele, poi abbiamo anche altri giochi. E comunque li troviamo altri giochi. I giochi non sono un grande problema, vi dico la verità, cioè, sono altri problemi. I giochi bene o male, qualcosa si trova sempre da fare. Allora, attention, s'il vous plaît. C'è uno Stargazer dietro di me, che cazzo dici? No. Ma dove? Non l'ho visto. Sopra? Ma come sopra? Sopra c'è uno Stargazer. Ah sì. In mezzo ai nemici c'è uno Stargazer. Grazie ragazzi. Grazie raga. Questo mi sarà veramente tanto comodo nel caso, nel caso io muoia nuovamente, cosa altamente probabile. Io non mi ricordo più qual è il fall damage di sto gioco. Domani comunque facciamo il Reddit, ve lo rimembro, nel caso ve lo fosse smembrato. Ok, si riparte. Let's go! Attento, 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 arriva, eh! Occio, occio! Bravo, l'hai schivato! Dai, ogni volta! Allora, io qua sono morto come un coglione, inseguendo la merda di farfalla di merda. Quindi noi facciamo una cosa intelligente, noi scavalchiamo la palla e poi ci occupiamo della farfalla, ecco. No, si levi perché mi arriva la palla in difesa. Allora, prima facciamo l'amico Fritz qua. Ma perché io vado così? Ma sono in sovrappeso? Ma perché?
capiamo perché la stamina ci mette così tanto. Perché? Scusate. Facciamo questo. Che cazzo? Guardate, mi sembrava di essere un attimino appesantito. Allora. La farfalla mi sa che la lasciamo lì, raga, perché sbaglio sempre tasto, perché sono le righe Y. Ma dove cazzo devo andare? Giù di qua? Merda, raga, che pelo! Non penso. Fammi controllare, ma non penso sia qua. Oh sì. Oddio, ma sono confuso. Ma lascia la farfalla. Qua ci muoio. Qua ci muoio. Lasciamola lì la farfalla per il momento. Ciao Andre, ho da poco comprato Elden Ring e dopo aver perso diverse volte contro diversi boss ho capito che l'unico modo per vincere è livellarsi al punto da diventare invincibili. Ci vediamo tra 50 anni quando ti dirò se ha funzionato. Scusa per il messaggio lungo. Grazie mille, Valentino, per il video. In realtà no. In realtà no, il modo migliore se vuoi fare Elden Ring in maniera veloce è fai il mago. La magia è rotta in Elden Ring in early game, perché in late game ci sono ceneri di guerra e miracoli che sono molto più sgravati. Ma in early game, veloce, all'inizio, la magia è veramente rotta. Quindi fai la magia e poi rispecchia le caratteristiche da Rennala. Aspetta, una cosa per me. Aspetta che c'è Yogi là. Aspetta. Prima tiriamo giù la scala. Così abbiamo la shortcut per salire qua. E poi andiamo da Bubu. Allora, Bubu. Ok, non lo sta alloccato. Ok. Benissimo. Le gie sono fette. Cartuccia del malfunzionamento arc della parentesi quadra del diamante della potenza assoluta del dominio dei mari e dei cieli. Mo ragazzi? Scusate, però apro parentesi. Ok, fermi tutti. Io sono qui. E quindi? Ok. Si calmi, per favore. Calma. Ho un po' agitato prima, giusto. Dio santo, se l'hai resistente. Oddio, chi è? Ah, merda, ma è uno schifo. No! Fortuna che c'ho la shortcut. Come sembra che hai 37 anni? Polpetta, ferisci i miei sentimenti. Come 37 anni? Polpetta, i miei... My feelings? Dov'è la scala che ho abbassato? Scusate. Non mi ricordo più. Scusi, lei ha visto la scala? Ma mio cane, però! Mio cane!
mio cane. Dietro, indietro. Non carico così tanto, è proprio l'attacco base che è lento. Scusi, ha visto la scala? Ci stai passando davanti? Allora sono io che sono ipovedente in maniera pesantissima. Ragazzi, ci sei passato di fianco, ma sono ciecato, ragazzi, perché sono ipovedente fortissimo. Ma c'è gente che... Ma vai a cagare. Ma c'è gente che mi sussurra nell'orecchio, mi confondo. C'è gente che mi sussurra parole dolci nell'orecchio e io mi emoziono. Salve. Arrivederci. Ok. La mia stamina, però la mia stamina mina lama della lancia lunga della città del paese di marzo, di novembre, dell'autunno spettrale dell'annata del 1912, della campagna prussiana di Scozia, bla bla. No, io sono un pirla, però sono sceso. Sì, l'ho già fatto la reaction al collame. Fa, dimmi che posso menare lo stronzo sulla torre, perché... Salve, lei è... No, 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 no! Ma che cazzo... Madonna mia, se sono lento, però... Madonna mia, che cazzo è sto rompicoglio... Ma chi è sto scassapalle? Madonna mia, che cazzo! Ma cosa paro che non riesco neanche a muovermi? Madonna, non lo sta... Non riesco a stalloccarlo neanche a morire. Non lo stallocco neanche a morire, sto rompicato. Mica, ma... Lancio che di nuovo con un pirla. Ma dai, ma che cazzo dici? Oh, dove sono? Oh, dove sono? Che palle! Niente, non lo stallocco, non si riesce a stalloccare. Vabbè, non è un problema, adesso lo meriamo. Porca troia.
Sembra uno in Erasmus che non attende altro di, di sedermi in testa col culo. Ecco l'effetto che fa i bambini, io ti schifo. Ma poi io ho lo scudo, perché non l'ho usato mai? Ma io sono un deficiente, ragazzi. Ma mi fa ridere perché ogni tanto, mi fa ridere perché ogni tanto c'è l'Aird che scrive, tipo... L'Aird è l'equivalente dell'allenatore del mister di pugilato, quando tipo tu stai prendendo un miliardo di botte e lui ti fa schiva, schiva! Ma no! Perché ti stai facendo colpire da suoi pugni in faccia? Schiva i pugni in faccia! È sbagliato prendere i pugni! Mi fa molto ridere la cosa. No, questa è una presa. Mi piglia per il culo. Vorrei... Sì, mi posso muovere? Questo gioco di merda che non esiste la schivata, per Dio. Esiste la schivata in sto gioco di merda. Ma poi non so io. Ma attacca in maniera stranissima sto coso. No. Palle sti attacchi, che palle che non esiste la rotolata in sto gioco. Non esiste la rotolata in sto gioco, cos'è che non capisci? Non esiste! Se io rotolo mi colpisce lo stesso! Rotola nella vita reale, va bene. Non è fatto di... È fatto in titanio sto affare. Ma dai, ma che cazzo dici? Come cazzo l'hanno programmato sto nemico? Ma ti vuoi stalloccare per lì? Non riesco a stalloccarle, proprio un po'. Merda, sono morto. Che fatica. Non schivare dritto, schiva il laterale. Cazzo, non farti colpire, colpiscilo! Colpiscilo dove fa più male! Schiva! Citazione piccolo! Mi sto provando a usare l'elettricità. Devo un attimo capire gli attacchi, come in ogni soul game del cazzo devo capire un attimo come funzionano gli attacchi, tanto per cambiare. Io però le mie anime le devo riprendere, è proprio importante. Succa! Mangia! Mangia! Oh oh oh! Ma sto gioco del cazzo, porco dio! Ma vuoi morire, dio cane? Porca madonna! Molto bene. Benissimo.
Vedi che con calma, con la calma e la serenità si risolve ogni problema. Tre tramvate d'atto di una violenza inaudita. Hai visto? Oh yes, è qua quel grandissimo figlio di puttana. Non tu. Guardi che io sono qui, eh. Vabbè, si è confuso un attimo, poverino. Tu sei qua, brutto, sei qua. Così andiamo a farcene quello di sotto. Ma adesso li vado, però prima devo prendere a botte il missiliere, guarda. Figlio di puttana. Tutto pezzo di merda. Oh, e così possiamo finalmente andare a fare dopo anche quell'altra cosa. Di solito a sinistra c'è una cassa. No, c'è un oggetto, bro. Ti ha dato la muneta del salto. Cosa mi ha dato, scusami? Cazzo è l'amuleto del salto? L'amuleto del salto. Aumenta la resistenza. No, qual è l'amuleto del salto? Aumenta l'energia massima. Sì. Dimmi che non sono obeso, meno male. Sì. Posso mettere questo qua che è meglio? No, non è meglio. È meglio questo. No. Cazzo dici? Divento obeso? No. Buono, aumenta l'energia massima, ragazzi. Un bel po' buono, considerando che il mio problema principale è sempre l'energia, Sì, sì, ma adesso andiamo con calma. Adesso scendiamo qua. Andiamo giù. Dimmi che non c'è un membo key da rompermi i coglioni. No, c'è solo un... No, c'è solo un robot assatanato. Salve. Cazzo, sono sul fuoco. Termite. Cellula da lancio. Apri, che apriamo qua. Lo so, Moga, lo so. Lo so, B. Ok, dai. Proviamoci. Aio. Aio. Aspetta che c'è un cagacazzo qui. Che vuoi? No, non devo stare attento. Energia. Peccato che non riesco a stalloccarlo. Niente, non caschi proprio. Oh cazzo. Oh. Non riesco a buttarlo più. Eccoti qua, hai visto. Hai visto che merda miglia. Voilà. 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 Uno è andato. E adesso abbiamo l'altro. Ferme tutte. Ho sentito un dindondero. Dove sei, mia piccola farfallina amorosa del cuore? Dove sei? Eccoti. La porca troia. Le prendi per il culo?
Merda, mi si sta per rompere l'arma, tra l'altro. Vieni qui! Aspetti che mi si sta per scassare l'arma. Adesso andiamo a farci l'altro. Ma adesso vado a guardare. Voglio i quarzi. Aia, che male. Questi sono durissimi da buttare giù, Però se no non devo fare. Oh! Non devo. Oh! Non mi rischio a muovere, aiuto! Però non devo fare ste cappelle, sennò. Energia, pronto! Ah, perché c'ho la scossa, ecco perché. Aspetta che c'ho la scossa, non la stamina non si recupera mai nella vita, ok. È colpa della scossa che non lo stamina. Oh, vedi quando vuoi, vai giù. No, Carlo Conti, hai ragione. Stunnato, sì, sì, oddio, puoi chiamarlo stun se vuoi. Un altro quarzo. Bene. Allora, non ho molte cellule da lancio, però... Già che non abbiamo più il missiliere a romperci i coglioni, se possibile buttiamo un occhio almeno volante in giro, perché qua sicuramente c'è della roba e io... C'è una cesta a destra della torre. Bene. Qua. Bene. Aia, mi è partito un tizio con il volume, scusi. Sì, l'ho già fatto, Bubu. Collezione Venigni, buonissimo, buonissimo. Buonissimo, collezione Venigni, impressionante. Ragazzi, io tra l'altro ho 1,5 miliardi di ergo. O rune, o anime, chiamatele come cazzo volete. Sta di fatto che io non ho capito dove cazzo devo andare, però. E questo è il problema. Io non so dove devo andare, ragazzi, perché vabbè, io dalla torre sono venuto qua. E quindi... Dove devo andare, mo? Lì? Che risposta è lì? Ma sopra la torre? Ah, lì, nel senso lì. E come cazzo ci arrivo? Chi è? E come cazzo ci arrivo là? Ma chi è? Oh? Ah, aspetta, forse ci arrivo salendo. Salta. Secondo me non ci arrivo saltando. Mi sa che devo salire su, andare dritto e scendere giù. Secondo me è la cosa più sensata. Infatti. Vorrei uno Stargazer, perché ho due cose che mi rimangono. Non rompere, appunto. Ho due cose che mi rimangono e senza... Io non voglio perdere 18.000 di ergo, quindi gradirei uno Stargazer. La roccia qua è tutta franabile. Che paura, mi sa... Oh, an earthquake! That came from the direction of Krot Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad.
mi sono leggermente cagato in mano, proprio della serie che ho fatto una sgommata di merda dal culo. Non so cosa è successo, ho avuto un ictus, sono andato avanti di 20 km. Però mi sono anche cagato in mano tantissimo nella vita, cioè. Oh yes! Eccolo qua. Lupo Lucio? Vabbè, adesso... Allora, prima cosa aspetto. Ok, adesso andiamo a dare la collezione di Roberto Benigni a Benigni. Perché con il momento gaming gli spettatori calano sempre, Palatino. E Lies of P è molto particolare. Allora, già che abbiamo preso il coso dell'energia... Io, ragazzi, sinceramente vi dico la verità. Io farei così. Aumento un po' la vitalità, un po' l'energia, perché secondo me di forza motrice non è male. No, aggiungi più dolce da fare. Master Vanini's collection box. You are indeed full of surprises, sir. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. At the House of Vanini. Dimmi che posso acquistare qualcosa di incredibilmente bello. Aumenta la quantità massima di PV, energie e legione. Ma immediatamente. Questo è praticamente l'equivalente della benedizione dell'albero madre di Elden Ring. Questo lo voglio immediatamente, ma non scherziamo proprio, cioè. Ma tipo su... Cosa trovi? 3000? Ma tipo subito lo voglio. E se lo mettiamo immediatamente? Dove cazzo sta? Aumenta l'energia, aumenta il limite di peso, aumenta il danno ai burattini. Scusate, se faccio questo... No, divento pesantissimo. Faccio questo qui... Mena, ma pesa un botto. Non c'ho un anello che... Minchia, ma quanto pesa? 1,7. Madonna, perché sono così pesante? Che è successo? Madonna, perché è andato così pesante? Nonna santa! Sono... No, peso tantissimo! Ma perché? Perché peso così? Madonna mia, peso un botto. Perché avevi quello del limite di peso. Ah, aspetta, vediamo se posso farlo. Dove cazzo stai? Ok, adesso ha più senso. Quello dei danni ai burattini c'è? Questo diventa troppo pesante. Vaffa. Ok. Allora rimettiamocelo questo. Questo? No, ovviamente. Questo? No, questo no. Ok, ora ha più senso il discorso. Buono, ragazzi, buono un bel po'. Per potenziare l'arma invece cosa... Non mi serve la luna piena, vero? Sì. Peccato. Peccato. Tra l'altro abbiamo questa qua, vi ricordo, che comunque non so perché. Che altro che vendeva lei, ragioniere, scusi? Impugnatura del martello. Del martello demolitore. Il nome è accattivante. Sviluppo più 4. Aumenti danni infitti alle gang. Questo sarebbe buono in realtà, eh. Aumenti danni infitti alle carcasse. Non è male, ragazzi. Lo prendo perché potrebbe essermi utile. Aumenta temporaneamente l'attacco dell'arma con sbilanciamento. Tasso... Ah, le voglio entrambe. Le voglio entrambe. Le voglio entrambe ste mole, perché secondo me possono essere parecchio buone. Mi gustano parecchio. Lasciala, uso quando riesco a essere un filo più veloce, perché adesso... No matter what, sir, lei non mi vende un cazzo, vero? Di nuovo, no? Lei è sempre le solite merdate. Okay. Va bene, torniamo là. Allora, torniamo qui. Buonissimo quell'anello.
Ah, è vero, i quarzi, hai ragione, sono un coglione, Lore. C'hai ragione, sono un imbecille, andiamo a metterci un secondo i quarzi. Beh, c'hai ragione, sono un pirla, è vero. I quarzi sono abbastanza fondamentali da mettere. Sì, perché i quarzi mi sa che con due riesco a sbloccare... Mi sa che con due quarzi riesco a sbloccare un altro quadrato. Andiamo a metterci i cazzi. Pronto al boss? Oddio santissimo, non mi dire così, ti prego. No, non sono pronto al boss. A meno che non sia incredibilmente facile, no, non sono pronto al boss. Tanto scusami, questo qua perché? Perché ne ho zero, scusami? L'ho già fatta, Max, la nuova arma. L'ascia è più forte della spada al momento, però l'ascia è più 8, la spada è ancora più 3. Però è veramente di una lentezza fuori dal mondo. Cioè, a me piacciono gli spadoni in questi giochi, però... Cioè... Ovviamente l'utilizzo del cubo... Del cubo 1... Ah, ok, aumenta il numero di slot... Buono. Non è male, raga. La lancia. Ah, ok, adesso lo vedo subito. Quello degli slot mi gusta parecchio, sono sincero. Aumenta la durata dello sbilanciamento. Migliora l'attacco dell'arma con durezza al massimo. Andiamo ad accelerare impulso e scarichi. Nuovo sbilanciamento di muscata. Migliora andando in la perfetta. Allora, io farei. Migliora, aumenta la durata dello sbilanciamento. Come farei? Qui non posso farne più, basta uno. Esatto. Sopravvivenza. Riduce i danni dell'attacco caricato artifatto. Minore resistenza agli attributi. Beh, agli attributi 1. Cazzo vuol dire? Aumenta le celle impulso a 3. Riduce la diminuzione del recupero. Riduce. Aumenta le celle impulso a 3. Migliora la cavola. Riduce il consumo dell'energia quando la celle impulso scarica. Recupera naturalmente la durezza delle armi inattive. Non è male, eh. Non è male, aumenta la durata. Non è male, eh. Riduce i prezzi degli oggetti, neanche questo è male. No, non ne ce l'ho. Mannaggia, ne ho due, non tre. Ok, vediamo come cazzo è sto boss. Whee! Andiamo a fare la buba al boss. Andiamo a fare la buba. Poi non so se il boss è lì, però in teoria. Il cubo si carica allo Stargazer, ma non è vero, non si carica mai alla fine. Ogni volta che... Ah, dici si carica? Sì, vabbè, ho capito cosa intendi. Allora, già che sono sicuro che tra poco c'è il boss, facciamo così, cambiamo la cella al cubo. Pietra desideri del cubo, ma pochissimi utilizzi. Questa voglio, che rendiamo lo spettro più resistente. Lei, scusi. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. Che cazzo è, ma sembra Five Nights at Freddy's, sono animatronics. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. Alidoro. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Okay, va bene. Non c'è problema, esimio. Vediamo se qua c'è subito il boss oppure... C'è il boss. Meno male, raga, meno male che... Ah, a che cazzo è debole sto boss? A che cazzo è debole sto boss, ragazzi? Immagino che lo scopriremo. Allora, al fuoco, ok.
Allora devo cambiare la mola alla smerigliatrice. Allora, acido elettrico al fuoco. Allora, fatemi cambiare la mola alla smerigliatrice. Metto la mola fuoco. La mola fuoco. Allora, cambia la mola della smerigliatrice. A posto. Com'è sto boss? Non ho idea. Lo scopriremo solo vivendo, direi. Scopriamo appena entriamo come sto boss. L'arena non è molto grande, eh. Che cazzo è Dark Souls 2? Che cazzo? Mazza che schifo. Mazza che schifo. Maria Sofia. Mazza che brutto. Che paura. Fase 2? Oddio mio, mi sembrava troppo semplice. Si ingroppa un robot, che succede? Tantissimo un boss di Dark Souls. Del cacciatore di divoratori di burattini. I knew you'd do it.
Finally, the last hero weapon is in my hands. L'ultima arma degli eroi nelle mie mani. Ah, è l'ultima? Ah, è l'ultimo. Come, scusa, è l'ultimo boss. I knew you'd do it. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. L'ultima arma, scusami, cioè... I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. Ma sarei andato lo stesso, Alidoro. See you at the hotel. Thank you for your... Let's go back to the hotel. Ah, ok, andiamo all'albergo, va bene. Vediamo com'è l'ultima, arma, ragazzi. A questo punto sono curioso. Vediamo com'è l'ultima arma, sono stracurioso. A parte il livellino tattico in forza. Comunque questa spada tira delle belle sberle, niente da dire. Ah, ok, non è l'ultima. Questa spada tira delle sberle, non indifferenti. Allora, intanto dammi un livellino tesoro a forza, perché qua... Posso farne due? Ah, no, 16. Vediamo un attimo l'ultima arma, sono stracurioso, aspetta. Sei tu ben livellato, i boss sembrano semplici. No, è che... Non lo so. No, non sono molto livellato. Dipende, non so. I found the last treasure thanks to you. It'll always remind me of the rascal who stole it. Then fell into the nest. Let the punishment fit the crime, I say. A great weapon calls for a great... Cosa mi ha dato? Ah, è questa. L'ergo... Ah, questa è una katana, praticamente. Questo è una katana. Questa è la spada dei due draghi, sostanzialmente. È tipo la luna velata. È una katana, l'equivalente a una katana. Anello... aumenta temporaneamente i danni fisici in caso di attacco riuscito. Non è brutto, però, eh. Schivata, un aumento di numero di un simbolo possibile. Aumento. Che cazzo fa? Schivata, attacco furioso disponibile. Tutti i livelli. Non sono sicuro. No, ma a me fa cagare le katane. A me non piacciono le armi di destrezza. La prendo perché la prendo, però non mi piacciono le armi di destrezza. Se mi dono 100 sub cosa fai? Se mi dono 100 sub ti esco la pancia, ti ringrazio immensamente, probabilmente tirerò fuori l'uccello e comincerò a masturbarmi sborrando la telecamera, le solite cose. Con chi è che devo parlare? Ah, andiamo a raccogliere un secondo gli zecchini, gli Alberto Zecchila, andiamo un secondo a raccogliere gli Alberto Zecchila, scusate. Carino sto boss, dai, carino. Chi è che dovrei parlare in teoria? Chi è che mi diceva di parlare? Chi è che mi diceva di parlare? La vecchia e qui Roberto Benigni qua. No! Can it be? No! It can! Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno! Compagno! Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead acid battery in a flash. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. Mamma mia! We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. I'm not sure. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know in exactly. Dai, Carmen San Diego. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. Hai dato il mezzo per arrivare all'isola degli alchimisti. There. A secret alchemist's underground. Okay. Batteria al piombo acida aurea, del potere assoluto, della forza intrinseca, dell'energia mistica, nucleare, atomica, totale, fotonica. Come here, child.
This is my first chance to get a proper look. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, signora, la prego. Again. Signora, la prego. You are responsible for this miracle. You signora, have no ho capito idea che vuole cavalcarmi in maniera violenta, ma si calmi. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the oddio vigor santissimo. I thought I'd lost forever. È tornato l'afflusso di sangue alla Bernarda. If Carl ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Cosa? Pronto? Oddio. Adesso arriva George Tepo degli Aristogatti e cominciano a danzare. E non ti ci puoi teletrasportare, cioè in che senso? Prendo la vecchia e cosa ho fatto con questa, con questo miracolo incredibile? Salutare, saluta, ma è lo stesso modo in cui saluto io, che figo. Grazie mille Vecia, però non mi hai detto dove è il cubo degli archivisti. Molti di questi ascoltano la città di Kratos, lo stesso vale per questo hotel. Il cimitero è collegato a una base sotterranea. Ma scusa, ma perché non me l'hai detto che c'era sotto nell'albergo, nel basamento c'è un... I thought the survivors of the exhibition passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them, and the underground base is the only if we find the right outlet. I heard that some of them occupy the collapse, and the collapse makes me wonder whether they had. Sì, indagheremo lì. Sì, indagheremo sicuramente. Ovviamente. Papere, io anche questa sera vi ringrazio per i follow, ci le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, papere.